parte il nostro timer come abitudine in diretta sulla mia pagina oggi e poi domani sera ore 21:10, prima serata con Teleuniverso, assolutamente a tenerci compagnia e a farvi rivivere quella che è l'emozione di questa nostra passeggiata. Accanto a me doveva esserci il presidente del casino Nicandro Rossi, ma per ovvi motivi di lavoro ha dovuto disdire all'ultimo istante, ma non è venuto meno all'impegno preso e ci ha mandato il direttore sportivo del casino calcio, che è Riccardo Patini. Riccardo, buon pomeriggio. Mi raccomando, voce alta, so che è la voce squillante. Vabbè. Partiamo dalla fine. La fine è peccato per quello che poteva essere e non è stato per la finale di Coppa Italia, perché condividiamo una grande passione che è quella per la Lazio, tra le altre cose. Sì, sicuramente sì, la finale di Coppa Italia è normale che un po' ci speravamo, però in questo momento la Juventus secondo me è un gradino più alto di tutti e quindi diciamo la sconfitta ci può stare contro la Juventus. Abbiamo fatto, come Lazio secondo me abbiamo fatto il massimo quest'anno, grande campionato, una finale di Coppa Italia, credo che non ci possiamo lamentare. Il trade union tra la Lazio e il casino è l'allenatore, perché sappiamo, è notizia ormai certa, dell'addio di Castellucci, non ha accettato la proposta di rinnovo per rimanere su quella panchina e si guarda oltre. Ah sì, con il mister purtroppo è finita così. Noi sinceramente siamo molto legati al mister Castellucci perché riteniamo che ha fatto un ottimo lavoro in quest'anno e mezzo. Abbiamo fatto una semifinale di Coppa Italia nazionale, dove penso che in queste due stagioni è l'unico nostro rammarico di non aver fatto la finale che meritavamo. Poi ce la saremmo giocata e tutto poteva succedere tutto. E invece per quanto riguarda per come è andato a finire, purtroppo delle volte il calcio è così, le strade si dividono, anche se magari da parte nostra c'era tutta la volontà di confermarlo, però il mister ha fatto una richiesta che per lui sembrava giusta. Sicuramente quando due persone, dove una società e un allenatore non si mettono d'accordo, è perché sicuramente uno la vede in modo diverso. Quindi c'è stata una trattativa sostanzialmente, è stato proposto il rinnovo del contratto. Da parte nostra c'è stata tutta la volontà di confermarlo, perché dopo una vittoria di campionato, secondo me, per quel lavoro che aveva fatto, era sicuramente un allenatore che doveva essere diciamo confermato. Però io credo che ci sono pure gli altri fattori per le conferme. Quando non ci sono i presupposti, purtroppo è andata così, non tutto possiamo avere nella vita. So che la società guidata da Nicandro Rossi insieme a tutti voi, insomma a tutta lo staff, a tutta la squadra, si è già guardata intorno e i ben informati fanno il nome di Corrado Urbano. Siamo praticamente ai dettagli per la firma di questo progetto, si dice biennale, oppure sono soltanto voci di popolo? No, sicuramente la trattativa con Mister Urbano c'è, è ancora in atto, diciamo siamo a buon punto, però sappiamo che il mister è ancora sotto contratto con il Bari, quindi si dovrà liberare. Una volta che queste cose verranno fatte, a quel punto vediamo se possiamo mettere nero su bianco. Diciamo che comunque la trattativa c'è ed è in fase avanzata. Naturalmente sappiamo, no, che le squadre vanno puntellate, vanno costruite in questo periodo di stagione e non bisogna aspettare oltre. L'ossatura diciamo che è buona della squadra che ha vinto meritatamente il campionato, ma sostanzialmente dico, si rinnova una squadra come la Juventus, quindi anche questo casino sarà attivo sul mercato. Che cosa state cercando? Guarda, in questo momento non stiamo ancora cercando niente, perché diciamo che stiamo aspettando prima di regolarizzare il discorso allenatori, perché noi siamo una società che la squadra la fa insieme all'allenatore, non siamo una società che mette a disposizione i giocatori e poi l'allenatore deve allenarla. Noi questi acquisti li condividiamo sicuramente con l'allenatore, quindi una volta che sarà ufficiale il nome dell'allenatore cominceremo a parlare della rosa, dei confermati, dei nuovi acquisti, degli altri nomi che si faranno. Quindi credo che nell'arco di una settimana, 10 giorni, il tutto verrà ufficializzato e allora significa che da quel momento anche il casino calcio si metterà in moto per fare il mercato. Assolutamente, sappiamo che quelli che dovranno essere dei valori aggiunti per la rosa dell'anno prossimo saranno i fuori quota, che ricordiamo ad onore del vero e delle regole vigenti
saranno del 1,97, 2,98 e 1,99. Quindi saranno loro che dovranno fare la differenza, esattamente come hanno dato il loro apporto positivo quest'anno i fuoriquota, penso a Santilli, a Di Vito, certo, allo stesso Simone Lombardi, che hanno fatto davvero molto molto bene. Ma sicuramente noi abbiamo degli ottimi fuoriquota, perché poi facendo dei confronti ci siamo resi conto che i nostri fuoriquota non sono da meno. Sicuramente anche lì dovremmo aggiungere dei altri ragazzi in età di Lega. Io ritengo che in questo momento la squadra bisogna iniziare prima dagli età di Lega e poi andare a prendere i giocatori più esperti, perché i giocatori esperti ne troviamo quanti ne vogliamo, invece i giocatori in età di Lega che sono bravi è merce rara, non è facile trovarli, insomma. Assolutamente. Abbiamo sentito durante le celebrazioni per questa vittoria, durante anche la festa per la vittoria finale, della quale non parliamo, ma un presidente carichissimo e soprattutto uno dei main sponsor, che è la Banca Formisano, nella persona di Vincenzo Formisano, puntare in alto. Capiamo l'entusiasmo, certo, capiamo l'adrenalina del momento, capiamo insomma tutto, però sostanzialmente bisogna rimanere anche con i piedi per terra, perché sarà un campionato duro quello di Serie D e poi magari per pensare a guardare in avanti, certo ci piacerebbe vincerne un altro campionato, però io... cosa vi siete detti? So che già avete fatto qualche riunione, sì, così informale. Ci siamo sicuramente visti, io ritengo che quest'anno siamo una neopromossa, ritengo che quest'anno dobbiamo mantenere un profilo basso, nel senso che dobbiamo fare il nostro campionato dignitoso. Dopodiché si valuterà quello che poi, se ci saranno le possibilità per fare anche il salto di categoria. Però io ritengo, come primo anno, come neopromossa, dobbiamo avere un profilo molto basso e fare un programma di un campionato dignitoso. Anche perché probabilmente il Cassino sarà inserito nel girone sardo-campano. No, diciamo pugliese campano sarà probabilmente il girone del Cassino, che è quello più difficile sotto certi aspetti, però è anche più bello perché sono società che portano tifoserie anche quando vanno fuori casa, e quindi è un girone molto difficile. Sicuramente facile che ci metteranno in quel girone, se poi ci metteranno nel girone laziale sardo sarà un discorso diverso, però noi ci stiamo preparando per quel girone lì. Quindi non possiamo anticipare nessun nome eventualmente che potrà vestire la maglia del Cassino per l'anno prossimo, non avendo ufficialmente ancora stabilito chi sarà l'allenatore? Ma sicuramente no, ma considera che le liste si potranno firmare dal 1 luglio, quindi che significa che anche se noi dovessimo trovare qualche accordo entro quella data, sicuramente non si potrà mai ufficializzare, perché oggi come oggi finché non hai la firma del giocatore non è mai tuo. Quindi delle volte è capitato, anche l'anno scorso mi è capitato personalmente di fare qualche acquisto sulla parola, sulla stretta di mano, e poi magari male. non è finito bene, quindi ritengo che noi possiamo ufficializzare gli acquisti quando c'è la firma. Assolutamente. Diciamo che la squadra si costruisce partendo da un'ossatura ben definita, e quella del Cassino credo che sia abbastanza solida, no? Penso ai due centrali di difesa, al perno del centrocampo, naturalmente mi riferisco a Ruggeri, Mercurio, Partipiro e lo stesso Giglio in avanti, senza togliere nulla agli altri che comunque sono stati protagonisti. Questa è un po' l'ossatura della squadra, sì, che dovrebbe essere confermata per l'anno prossimo. La spina dorsale di solito in una squadra è quella più importante, è normale che in eccellenza stiamo parlando di giocatori che tutti quanti hanno fatto la Serie D, e infatti si è visto che durante il campionato hanno fatto questa differenza. Però non voglio entrare ancora nel merito della questione tecnica, perché ripeto, soprattutto se dovesse andare in porto il cambio di allenatore, sai che ogni allenatore ha le sue idee, le sue e quindi si praticamente trova... sostanzialmente sono tutti a fine in scadenza, a fine, sì, praticamente i dilettanti a fine anno vengono si portati con luglio, sono liberi tutti quanti da 25 anni in poi, quindi a quel punto si ridiscute dal rimborso spese e da tutto, insomma. Mi auguro di non dover rivivere quello che abbiamo vissuto un paio d'anni fa, l'errore clamoroso di mandare via Bomber Giglio, perché insomma poi richiamato alla corte biancazzurra ha fatto anche meglio della prima esperienza, no? Sì, quindi lo diamo per confermato. Sicuramente, ripeto, siamo tutti quanti, ripeto, in attesa di questo allenatore, però penso un giocatore come Giglio, penso che qualunque allenatore lo voglia avere.
quindi ritengo che anche l'anno prossimo possa fare parte del progetto. Assolutamente. Se chiudiamo gli occhi per un istante, ripartiamo dall'inizio della scorsa stagione, dove c'era tanta pressione su questa rosa che è partita e che poi ha vinto, e tutti chiedevano appunto il ritorno in Serie D. E come si vive una stagione così, sempre sotto pressione, sempre con la costrizione del pubblico, propositiva naturalmente, di dover fare risultato per forza ad ogni costo? Io ritengo che quest'anno noi eravamo obbligati a vincere. Quando sei obbligato a vincere, quindi senti la pressione, e ogni domenica il risultato è fondamentale, anche un pareggio delle volte non viene accolto benissimo, è come se fosse una mezza sconfitta, quindi è normale. Quando devi vincere il campionato hai delle pressioni veramente, veramente alte. Poi una piazza come Cassino, che erano 3 anni che stava in eccellenza, che cercavamo di fare questo salto di categoria, veramente quest'anno era, diciamo, quasi da ultima spiaggia. Ritengo che in Serie D, dovendo partire con i fari un po' spenti, diciamo, non avendo l'assillo di vincere il campionato, ma di fare un campionato dignitoso, penso che potremmo avere meno pressioni, potremmo essere un po' tutti più tranquilli e vedere quello che viene fuori. Anche perché, diciamolo, una prima valutazione sarà fatta a cavallo tra Natale e Capodanno, no? Nel periodo in cui si riapre una finestra di mercato, e magari se il Cassino dovesse essere nelle prime posizioni e ci dovesse essere bisogno di qualche intervento, la società, grazie anche ai partner commerciali che non hanno mai fatto venir meno l'appoggio anche economico, potranno intervenire sul mercato per puntare davvero in alto. Ma questo sicuramente sì, perciò io dico che noi dobbiamo essere bravi a fare una squadra competitiva, e sono sicuro che se ci dovessero essere presupposti di fare un paio di acquisti nella campagna acquisti invernale, il presidente non si tirerà indietro, ma sarà il primo a cercare di migliorare la squadra. Anche perché la valutazione che facciamo è che si è un po' ristretta la via per il professionismo, no? Avendo creato un'unica lega, che è quella di Serie C, dopo la D c'è la C, vista professionisti praticamente. Guarda, io dico che in questo momento se noi ci... E se guardiamo, scusami, sì, se guardiamo anche le promozioni tra la C e la B e tra la B e la A, ci rendiamo conto che sono tornate in Serie A squadre come la SPAL quest'anno, che torna dopo quasi 50 anni nel calcio che conta, ma penso anche allo stesso Crotone, sono realtà solide e consolidate, Sassuolo e Chievo-Verona. Cioè, alla fine, se c'è programmazione, c'è possibilità di arrivare lì dove magari uno fino a qualche tempo fa sperava soltanto. Ma non voglio escludere neanche il Frosinone, che ormai si è stabilizzato in Serie B e probabilmente avrà la possibilità di risalire in Serie A anche quest'anno. Quindi se c'è la programmazione si può arrivare poi ad un risultato pazzesco. Ma sicuramente nel calcio ci deve essere programmazione, non si possono fare quelle cose improvvisate e vivere alla giornata o all'annata così di quello che viene. Sono programmazioni che devono essere fatte almeno a 2-3 anni e fare i passi giusti per crescere. Tu considera che se uno ragiona un attimo, la Serie D di quest'anno praticamente è una quarta serie. Io la paragono, diciamo, a una C2 che si faceva diversi anni fa, perché a quel punto adesso, essendoci soltanto una Serie C, la C2 non esiste più. Quindi vedi, molti giocatori in Serie D sono molti giocatori che hanno fatto quasi tutti la Serie C. Quindi stiamo parlando di un campionato importante. Se pensiamo che l'anno prossimo diciamo, rischiamo di giocare con il Taranto, che è sceso dalla Serie C, con squadre veramente blasonate, ci rendiamo conto che questa Serie D è veramente una Serie D importante. Assolutamente. Vorrei tornare per un attimo a questa stagione, no? Prima di parlare dei momenti bui, vorrei che mi raccontassi qualche episodio anche in trasferta in cui nelle segrete stanze dello spogliatoio, in cui comunque tu hai navigato a vista senza nessun problema, o comunque nelle fasi in cui avete fatto riunione, c'è stato qualche episodio simpatico oppure qualche presa di posizione? Ti ricordi qualche episodio che non hai mai raccontato alla stampa o a nessuno in generale? Ma no, devo dirti che sia a livello, diciamo, dei giocatori, il nostro spogliatoio, anche per il merito del mister, è sempre stato uno spogliatoio molto, molto unito e compatto. Non, per fortuna, momenti difficili sono stati veramente pochi, forse soltanto quel periodo che abbiamo pareggiato qualche partita di troppo, però io dico che siamo stati sempre con un vantaggio sempre di almeno di 6 punti, quindi
era soltanto, diciamo, quella un po' l'ansia della vittoria che volevamo che arrivasse il più presto possibile, e quindi dei pareggi li abbiamo accettati un po' a malincuore, però diciamo grossi episodi non ci sono stati, devo dire che no, ma ragazzi... parlavo anche di qualcosa di simpatico, non so, qualche gavettone, qualche scherzo che non è stato reso pubblico fino ad oggi. Ma dei scherzi degli spogliatoi ne fanno tantissimi, quindi i giocatori più esperti di solito, soprattutto con i ragazzi che stanno in età di Lega, molte volte fanno questi scherzi a qualche ragazzo, quindi sicuramente c'è stato all'interno dello spogliatoio e io credo che un po' tutti, chi più chi meno, sono stati soggetti a questi scherzi. C'è stato invece qualcuno che ti ha sorpreso, ma non parlo soltanto dell'aspetto squisitamente tecnico-tattico, ma anche di atteggiamento, di approccio, di inserimento in un gruppo comunque forte e solido. Guarda Egidio, io dico che il nostro gruppo è stato veramente un gruppo di ragazzi professionisti, ragazzi che hanno fatto veramente il loro, sono stati ragazzi seri, e quindi diciamo di eccellenza secondo me nel nostro spogliatoio c'era ben poco, perché una squadra che si allena 5 volte a settimana, una squadra che dalle 2 del pomeriggio era già al campo quando l'allenamento si faceva alle 3, e il mister ha dato proprio una mentalità da categoria superiore fin dall'inizio, quindi queste erano persone che o erano affidabili e adattabili al ruolo che dovevano fare, altrimenti non potevano far parte del progetto Cassino, quindi non, è stato un gran gruppo che per questo contesto di eccellenza ha fatto veramente la differenza, e dico siamo stati bravi a farli diventare veramente un gruppo granitico. So che state progettando anche il risistemamento del manto del polso dello Stadio Salvini, che paradossalmente vi ha un po' ostacolato, no? in questo finale di stagione, perché questa è stata una squadra molto tecnica che era abituata a giocare palla a terra e invece ha trovato qualche difficoltà proprio causata dallo stato del manto erboso del Salvedi. C'è la collaborazione di questa amministrazione oppure è l'investimento che sta facendo la società nella figura del presidente? Ma per quanto riguarda lo stadio Salvedi è vero che noi nella girone di ritorno abbiamo avuto qualche problema con il manto erboso che non era nelle migliori condizioni, però il presidente sin dal primo giugno sicuramente avrà un nuovo look, il manto del Salvedi, quindi all'inizio della Coppa Italia che si farà intorno al 20 agosto vedremo sicuramente un altro stadio Salvedi. In più non dimenticherei che il presidente ha iniziato anche i lavori del campo 2 in sintetico, che alla fine diventerà veramente una piccola cittadella dello sport. E questo credo che sia fondamentale, anche perché le squadre di Serie A che fanno risultato sono quelle che hanno anche degli introiti personali al di là degli aspetti commerciali, no? Sì, no, sicuramente sì. Tornando al discorso che mi dicevi con l'amministrazione, devo dire è vero che il presidente si è preso la briga di fare questo campo del Salvedi e di fare anche il campo 2, però è anche vero che l'amministrazione ci è vicina, e fino adesso veramente devo dire sia il sindaco sia il suo delegato allo sport Camilla Di Mambro ci è stato sempre vicino. Allora, abbiamo in diretta telefonica il capitano del Cassino Calcio, che è Paolino Mercurio. Paolino, ciao, buon pomeriggio. Oh, grande Giri, buon pomeriggio a te, ho visto che sei col grande direttore. Ecco, ciao Paolo. Grande direttore perché? Fisicamente. Grande direttore sia, diciamo, per l'aspetto fisico che per le sue capacità da direttore, appunto. Perché? Che episodio vuoi raccontarci che non ha avuto lui il coraggio di raccontarci? No, guarda, il direttore è una persona molto seria, competente, ci dà una mano in tutto quello che ci serve, quindi episodi particolari non ce ne sono. Ti dico che è un direttore molto presente, che ci tiene a noi ragazzi, e quindi lo devo solo ringraziare. Però dai, cioè, ci sarà stato un momento in cui sai, qualche minimo problema con la società oppure su qualcosa che non vi siete trovati, siete ricorsi a lui e lui ha fatto bene il ruolo da ADS, ovvero una sorta di padre di famiglia. Quando ci sono un po' di problemi noi ovviamente ci rivolgiamo a lui, perché è la persona predisposta proprio per aiutarci in dei problemi, non so, magari quando il presidente, dopo qualche partita che magari abbiamo pareggiato, un po' qualche partita così, allora giustamente lui si innervosiva, no? E lui interveniva il direttore per calmare un po' le acque, così. Sì, allora so che state trattando con lui il preaccordo per il premio promozione, poi dopo, insomma, fatto questo accordo con lui si andrà direttamente dalla proprietà.
Sì, noi stiamo aspettando che il direttore ci dà notizie, credo che dovrebbe intervenire proprio lui, diciamo, di tasca sua a questo punto. Oh, io sto perorando quella che è la vostra causa, anche perché poi sarò chiamato in causa in percentuale su ogni vostro premio sostanzialmente. Mi metto nel premio pure tu, giustamente, direi. Quindi lo confermiamo. L'importante è che paga il direttore, però. Sì, ma non è uno che si tiene indietro, quindi lo confermiamo come... Lo confermiamo come DS per l'anno prossimo, no? Poi visto che... Come no, ci mancherebbe tutta la vita, sì. Va bene, grazie Paolino, ti abbraccio, grazie. E grazie per tutto quello che hai fatto in questa stagione, non solo, tra l'altro tu in 3 anni 103 presenze in maglia azzurra, se ricordo male, no? Sì, è vero, ma devo ringraziare io, il direttore, il presidente, insomma, tutta la gente di Castiglia. Va bene, ti ringrazio Paolino, un abbraccio. Ciao, ciao Paolo, grazie. Ciao, un abbraccio. Ciao direttore, ciao. Cioè, vedi, poi alla fine queste sono le cose belle, quando poi i ragazzi ti tengono nella giusta considerazione, hanno rispetto per il tuo ruolo, e questa è una cosa che costruisci strada facendo, no? Sì, ma quello fa parte del rapporto che c'è tra i direttori, tra i dirigenti che stanno più vicino alla squadra. Quando c'è un rapporto leale e sincero, i giocatori questo lo apprezzano, quindi è vero che qualche volta devono essere richiamati, però è vero anche che quando c'è da elogiarli bisogna elogiarli. Io penso che fino adesso ho parlato sempre bene della squadra, ma non perché sto davanti a una telecamera e quindi sto raccontando delle cose che non sono vere. Ho detto dei ragazzi perché veramente è la pura verità. Assolutamente. Sta squillando un altro telefono intanto nella nostra camera car. Vediamo se riusciamo a parlare con un altro dei protagonisti di questa cavalcata. Vorrei un suo giudizio su di te. Però credo che a quest'ora stia riposando, o forse sta facendo allenamento, l'abbiamo lasciato al campo. Stavamo chiamando Bombergino, che stava provando a calciare le punizioni. Sì, Antonio è ancora qui a Cassino per qualche giorno prima di andare in vacanza, e il pomeriggio va sempre al campo, sta sempre in allenamento, calcia, quindi è veramente un giocatore che si tiene sempre, sempre allenato, sempre ci tiene insomma al suo fisico. Certo, assolutamente. Stavo cercando anche qualcuno, eccoli qua, degli sponsor che hanno sposato in pieno il progetto Cassino Calcio, e tra l'altro ricoprono cariche importanti, no? Però non possono perché stanno lavorando, ma hanno fatto sicuramente bene. Stavamo chiamando Andrea Balsamo. Quanto è stato importante, so che tu fai il direttore sportivo e ti occupi di cose di campo sostanzialmente, però so che un occhio va dato anche a quello che è l'aspetto di comunicazione, di marketing, e guarda, quindi anche tu sei sceso in campo. Sì, ma guarda, noi abbiamo veramente un bel gruppo, noi abbiamo Andrea Balsamo e Angelo Zottola, che sono due ragazzi eccezionali, due ragazzi che stanno vicinissimi alla squadra, e due ragazzi che ci tengono veramente al Cassino Calcio. E più per quanto riguarda il marketing, devo fare i complimenti a Domenico Durante, perché veramente anche quest'anno, con le poche risorse che ci sono nel nostro campo, visto che ci stiamo facendo eccellenza, ha fatto un buon lavoro per quello che poteva fare, e quindi diciamo che ci sta sempre da migliorare, però dico che nella categoria superiore si può fare qualche cosa di più importante. Eccolo qua, l'abbiamo in diretta Domenico Durante. Domenico, buon pomeriggio. Ciao Eugenio, buon pomeriggio. Sei in diretta nel nostro... direttore. Sì, vi ho visti intanto in macchina, buon pomeriggio a tutti e due. Ciao Domenico. Diciamo che riempiamo bene la scena, no? Beh, diciamo che consiglio al direttore di allentare pure un po' la cinta, perché così se la rischia di tutta la frenata, però comunque la cinta va messa. Però ad onor del vero possiamo dire che anche tu avresti fatto una porca figura qui dentro, no? No, diciamo che se intervistavi a me il direttore contemporaneamente, là sarebbero nati un po' di problemi. Assolutamente. Si parlava di progettazione, di marketing, di comunicazione, di quello che sarà il progetto Cassino Calcio l'anno prossimo. So che tu stai già mettendo in campo delle idee, si sta lavorando affinché insomma si possa avere un Salvetti stracolmo sotto l'aspetto delle presenze, ma anche accogliente e soprattutto appetibile. Sotto l'aspetto del piano commerciale, no? Vuoi anticiparci qualcosa? Guarda, molte cose sono ancora in corso d'opera, nel senso che stiamo progettando, e il direttore sa, comunque ci siamo un po' in lavorazione. Naturalmente l'esperienza dello scorso anno è stata molto bella anche per me, che è stato un primo anno.
nel seguire la squadra della mia città. Abbiamo messo in opera anche con te diverse piccole collaborazioni, naturalmente, perché la categoria era una categoria minore. Quest'anno in Serie D sicuramente molto altro verrà realizzato, anche con collaborazioni sempre più importanti, chiaramente rendendo l'esperienza stadio, mettendo l'esperienza stadio al centro di tutto, cosa molto facile a Cassino perché il pubblico è veramente fenomenale. Ma assolutamente, poi lasciami passare questa cosa, credo che Cassino sia comunque all'avanguardia sotto questo punto di vista, lo chiedo un po' a tutte e due, anche perché adesso sembra quasi autoreferenziale, al di là che sia io lo speaker dello stadio, ma almeno, sia stato almeno in passato fino a questa stagione, poche società vantano l'accortezza nella scelta dei dettagli che poi comunque fanno la differenza, no? Sì, perché chiaramente il calcio è una piazza che dà molta visibilità, questo è chiaro, e allo stesso tempo naturalmente dobbiamo valorizzare tutti i nostri partner nei minimi dettagli, dare a loro l'importanza che meritano, perché credono nel progetto già da tanto tempo, quindi fondamentalmente è anche ripagare gli sforzi. Ora è facile parlare quando si vince, è chiaro che fondamentalmente ci sono stati anni in cui naturalmente non si vinceva e loro erano sempre lì presenti a dare il loro sostegno, quindi certo. Sì, molte cose verranno realizzate naturalmente anche grazie alla tua presenza e alla tua collaborazione. Ma mi chiedevo, secondo te Antani a destra come lo vedi? Beh, lo scappellamento prematurato del direttore fa sempre la sua porca figura, sicuramente. Attento e concentrato come sempre Dome, ti abbraccio, grazie e buon lavoro. Ciao, grazie a te e buon lavoro a voi. Ciao direttore. Questo credo che sia poi la forza di questa squadra, di questa società, una società attenta un po' a tutto, no? Ma sì, penso che il marketing sia una cosa veramente importante, che al di là adesso del contributo che poi uno riesce a fare, io dico, ed è proprio avere la collaborazione e la partecipazione della città. Quindi io dico sempre, uno deve partecipare con le proprie forze. L'importante è che c'è questa partecipazione. Certo. Poi ognuno sa quello, i passi che possono fare, sappiamo che sono momenti difficili perché oggi come oggi le attività vanno in un certo modo, non c'è più quella disponibilità che ci stava prima, però devo dire, noi come Cassino Calcio è vero che siamo un centro abbastanza importante, abbiamo sempre raccolto, abbiamo sempre avuto grande partecipazione delle attività. E adesso dobbiamo soltanto consolidare queste attività, questi sponsor che abbiamo, trovarne ancora altri che magari si vogliono avvicinare, ma io ripeto, non è il fatto del contributo, è soltanto il fatto della partecipazione, sia con magari uno partecipa, i tifosi partecipano con l'abbonamento, chi ha un'attività commerciale anche con semplice striscione o con qualche altra iniziativa, l'importante è che si partecipa alla causa del Cassino Calcio. Assolutamente, siccome siamo alle battute finali di questo Camera Car, voglio farti dare i voti, so che non ti piace, ma siccome tu sei il direttore sportivo è quello che va con un taccuino, come faceva Luciano Moggi tanti anni fa, a vedere tante partite, tanti giocatori, tanti giovani, prende appunti e dà delle valutazioni. Allora, senza stare a scrivere commenti, dovrei essere abbastanza veloce. Io ti dirò il nome dei giocatori di una formazione qualsiasi che ricordo in testa e tu mi darai dei voti da 0 a 10. Della Pietra, 10. Di Vito, 10. Vabbè, possiamo interrompere, niente, è un 10 a tutti, abbiamo già capito l'andazzo. Ti volevo un po' più serioso in questo momento perché, insomma, ma sicuramente so che ti prendi le responsabilità, sì, vorrei che fossi anche adesso. Sicuramente sì, secondo me hanno avuto tutti quanti veramente diciamo ottimi voti, perché veramente hanno fatto veramente una grandissima stagione sia per quanto riguarda gli under e sia per quanto riguarda gli over. Adesso dare 8, 9 o 10 a un giocatore piuttosto che un altro non penso sia così fondamentale. Questo che ti dico che noi come società siamo stati contenti di tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo campionato d'eccellenza. Sappiamo però che andiamo adesso a disputare un campionato di Serie D, sicuramente ci saranno degli addii, lo posso già anticipare adesso, che le squadre vengono fatte in base alla categoria che uno partecipa, in base a quello che uno vuole fare.
quindi, però con questo non significa che se l'anno prossimo un giocatore non fa parte più del Cassino Calcio, rimarrà sempre nei nostri cuori, perché abbiamo vinto un campionato tutti insieme e quindi questo ricordo deve rimanere sempre intatto. Quindi noi abbiamo un ottimo rapporto con tutti, è normale che il calcio è questo, purtroppo si devono fare delle scelte, gente che va e gente che viene, fa parte del gioco del calcio questa cosa. Dispiace, perché a me molte volte quando devo chiamare un giocatore e dirgli che non fa parte di un progetto per l'anno prossimo, mi dispiace, però purtroppo sono delle scelte, poi magari possono essere giuste o sbagliate, però la società deve fare la sua strada. Io dico che nel calcio non bisogna farsi prendere troppo dall'amicizia, perché se si fa prendere dall'amicizia poi si fanno degli errori, e quindi noi dovremmo andare avanti come società. Abbiamo vinto questi due campionati in questi 4 anni, abbiamo fatto una vittoria della Coppa Italia regionale, siamo andati vicini alla Coppa Italia nazionale, quindi io credo che come società abbiamo lavorato bene. Sicuramente ci sarà da migliorare, perché dobbiamo migliorare anche noi, abbiamo fatto degli errori che non devono essere fatti, però il calcio non sto scoprendo io, è questo qua. Niente orecchiette per voi due, Damiano Partipilo che ci dice questo. Damiano, tranquillo, cioè, Damiano, ci vorrà un quantitativo un po' più importante, esatto, per la riconferma, ma sostanzialmente te la puoi giocare. Io credo che ogni categoria ha bisogno del suo peso, quindi, esatto. Quindi se in eccellenza c'è stato un peso, vediamo se Partipilo fa parte del nostro soggetto l'anno prossimo. È una questione di orecchiette, dal peso delle orecchiette sarà un punto anche quello importante per vedere se dovrà essere confermato. Assolutamente. Va bene, io ringrazio il direttore sportivo che ha accettato la Sminut stamattina alle 8.30, ha avuto la comunicazione di servizio di sostituire un impegnatissimo Nicandrossi, al quale per adesso facciamo una simpatica e sonora tirata di orecchie, ma lo sto imitando adesso pubblicamente per la presentazione della Rosa del Castello Calcio 2017-2018 del Capracarri, in cui ci racconterà le sue cose. È d'accordo con noi Partipilo, vedi, intanto ha accettato, ha proposto 3 kg di orecchiette, ma penso che era quasi a sottinteso questo incontro. Assolutamente. Naturalmente li aspettiamo quanto prima per una simpatica serata in compagnia, ora che non hai più obblighi anche lavorativi di allenamento. Grazie direttore, naturalmente forza Cassino sempre, e un grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. L'appuntamento con voi è per domani sera ore 21.10, prima serata Teleuniverso, e naturalmente grazie a tutti i partner commerciali che sposano il progetto Camera Calcio.